Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo dei pro e contro del letto di sabbia. Avete votato sulla community ed è emerso che questo è l'argomento più interessante per voi. Mi raccomando, votate tutti perché così è più veritiero, in modo tale che possa eviscerare gli argomenti più importanti e voi possiate saperne di più sugli argomenti, diciamo, un pochino più controversi. Effettivamente questo argomento è molto controverso, ci sono delle realtà totalmente diverse, che funzionano tutte, quindi non significa che sia sbagliato avere il letto di sabbia o non avere il letto di sabbia. Sono scelte. Estetica, perché comunque avere il letto di sabbia si avvicina di più ad una naturalità, diciamo, di quello che sarà poi l'acquario nel suo complesso, mentre invece non averlo non è proprio un aspetto naturale. Io diciamo che a livello estetico preferisco il letto di sabbia. Comunque, in questo video, grazie anche a questa lavagna che vedete qua dietro, andremo a eviscerare e a schematizzare un pochino l'argomento e quindi andiamo, dai. Partiamo quindi con l'argomento principale, che è i pro e contro del letto di sabbia. Per capirlo, dobbiamo schematizzare. Dividiamo in LSB, low sand bed, DSB, che è deep sand bed, e no bed, che vuol dire l'assenza di letto di sabbia. Quindi nel primo caso avremo un letto di sabbia basso, nel secondo caso un letto di sabbia alto, quindi molto spesso, e nel terzo caso non avremo un letto di sabbia, quindi si può fare in questi tre modi. Andiamo a vedere il primo caso, che è l'LSB, il low sand bed. Non è funzionale a parer mio, anzi è solo estetico, non filtra, va a sporcare, quindi è uno di quei letti di sabbia che generalmente tendo a non applicare. Tuttavia si può tamponare il suo effetto, diciamo, sporcante con un filtraggio maggiorato, aumenti la potenza dello skimmer, aumenti il numero, non so, di filtri, non so, di zeolite o filtri ad alghe che utilizzerai, e la grandezza del tuo refugium insomma, è associata. Generalmente si parla di LSB quando si ha un'altezza compresa fra i 5 e i 10 cm, anche più bassa. Tuttavia, non essendo funzionale, andiamo a parlare direttamente del DSB, che è quello prettamente funzionale. Aumentando lo spessore della sabbia, andremo ad aumentare la superficie di contatto con l'acqua dei nostri batteri. Quindi aiutiamo la nostra fauna microbica ad espletare al 100% la loro capacità assorbitiva nei confronti di alcune sostanze che, nel caso dell'acquario marino, si tratta di nitrati e fosfati, che vengono assorbiti e quindi il processo di denitrificazione aumenta. È utile con gli SPS perché gli SPS sappiamo aver bisogno di condizioni di nutrienti costanti ma bassi, fondamentalmente, bassi ma costanti, mai nulli, questa è una cosa importantissima, però ci devono essere, ma deve essere anche molto filtrata, quindi un sistema capace di tamponare eventuali morti come quello creato dal DSB crea una gestione ottimale del carico organico. Quindi se muore qualcosa, eventuali morti appunto come scrivo, questi verrà tamponato, e l'effetto del DSB è appunto quello di gestire l'imprevisto e di non farvi stare sempre con l'ansia che qualcosa possa andare storto. La morte di un anemone non è troppo un problema se c'è un DSB fatto bene. Un DSB fatto bene, a parer mio, è migliore dell'assenza di un letto di sabbia, perché crea delle condizioni che, essendo più simili alla realtà, danno più possibilità alla microfauna. Quindi le rocce maturano prima, il tutto va meglio, ovviamente nel lungo periodo. Ovviamente questo letto va ben pensato. Ben pensato cosa significa? Significa che noi dovremmo andare a creare un letto che ha tre granulometrie diverse. Non andiamo a mettere solo sabbia fine perché questa si andrà a compattare.
e creerà delle zone di ristagno. Noi non vogliamo il ristagno nel nostro letto, quindi avremo una sabbia fine 0,3-0,5 mm, una media, una granulometria media di da 0,5 a 2 mm e poi spessa da 2 a 5 mm. La unione di questi tre granulometrie in proporzione 1-2-1, quindi vuol dire che la metà deve essere media, un 25% spessa, un 25% fine, evitano la formazione di acidi fosforici, quindi del ristagno appunto della materia organica all'interno del letto di sabbia. Questa cosa qua spesso manda in crash tutti i sistemi, evitando quindi la marcescenza, noi andremo ad avere un letto esclusivamente funzionale e non rischioso. Inoltre è raccomandabile l'utilizzo, l'acquisto quindi di Nassarius che noi inseriremo nel letto di sabbia e andranno a smuoverlo negli strati a volte anche profondi, perché queste sono delle lumache, scavano ed entrano dentro la sabbia, non smuovendola ma evitando il ristagno. Quindi un DSB ben fatto è molto più funzionale dell'assenza di un letto. Deve essere molto spesso, dai 10 anche fino ai 21 centimetri. Oltre questo spessore, leverebbe però troppo spazio per i nostri coralli, quindi direi che 21 è il termine massimo che lo fa rimanere funzionale e funziona molto bene. Oltre quindi alla granulometria, è tuttavia necessario, soprattutto nella fase iniziale, l'inoculare con inoculi di DSB già esistenti il vostro letto di sabbia, perché la maturazione è molto lenta dei DSB, è tanto funzionale quanto lenta, quindi va per le lunghe. E questo è uno di quei fattori che molte volte fa rinunciare o fa pensare che il DSB non sia funzionale. In realtà è molto funzionale, ma è molto lento a maturare. Anche di più delle rocce, ci mettono a volte anche degli anni. Tuttavia, l'acquario marino è una cosa che è molto lenta, quindi bisogna rassegnarsi e accettare il fatto che più il tempo passa e le cose vanno meglio. Nel caso invece dell'assenza di letto, è il metodo alla berlinese, quello lo conoscono tutti, si applica bene o male nel 90% dei casi alla fine e si affida solo allo skimmer. Al massimo c'è una TS, un filtro ad alghe, comunque si evita la sabbia, questo perché appunto la sabbia rallenta tutto quello che è il processo di maturazione, velocizza il passaggio, la migrazione degli esseri viventi tra le rocce, ma rallenta, è molto lenta la sua colonizzazione. Questo metodo è quello che funziona meglio, diciamo in realtà, perché il berlinese è quello che ha avuto più successo fondamentalmente, richiede maggiore manutenzione. Questo è ovvio, perché non essendoci del riciclo dentro, l'asportazione è alla base del metodo berlinese. Uno skimmer potente, magari un filtro a roll che porta via i nutrienti. Perché? Perché i nutrienti inquinano troppo, diventano molto velocemente inquinanti, non riesce a smaltire. E il risultato è che è funzionale. Però è anche meno valido esteticamente a parer mio un berlinese. Io non, ci sono i berlinesi bellissimi, ovviamente, però questa è una mia cosa, non me ne vogliate a male. Io faccio anche berlinesi, non c'è nessun problema a fare anche quelli, però non mi danno così tanta soddisfazione. In realtà poi, quali sono i pro e i contro? Non c'è una vera e propria regola fissa. Possiamo dare 3 punti pro e 3 punti contro e vediamo un attimo come va. Il letto di sabbia, diciamoci anche che ci fa risparmiare sulla bolletta perché riflettendo la luce ci riflette molti dei raggi e fa in modo tale che possiamo tenere un pochino più basse le lampade. Partiamo dai pro. Allora, la riflessione è il primo. La riflessione della luce ci permette di ottenere le lampade più basse, quindi di risparmiare sulla bolletta. La bolletta ringrazia, ringraziamo anche noi. Poi l'ecosistema è più variegato perché dando più realtà in un ambito ristretto è facile che dalle nostre rocce
si colonizzi, ci siano del, e poi dai nostri inoculi si colonizzi e diventi anche più funzionale, perché più animali ci sono e più mangiano e c'è un riciclo maggiore. Il riciclo dell'acqua è maggiorato, quindi c'è una riduzione dei nutrienti perché l'acqua è più filtrata. Questi sono i pro. Invece i contro, per contro, nel caso dell'LSB, vabbè, è maggiorato inquinamento, aumenta l'inquinamento e quindi la nostra vasca si sporca, non possiamo mantenere SPS. Poi ci sono casi in cui ci si riesce. E poi invece per il DSB è a rischio opposto, nel senso che avendo una così grande mole di animali da mantenere quando il nostro letto di sabbia è nutrito, abbiamo i nutrienti troppo bassi. Mi sono trovato molto spesso con il DSB ad avere nutrienti troppo bassi, ma no, non è un problema, si dosa più cibo, ovviamente stando sempre un po' attenti. E nel terzo caso la formazione di acido solforico. L'acido solforico ho mandato in crash un sacco di vasche online che ho visto che avevano il DSB, ma in realtà si forma anche in un LSB un pochino più spesso. E niente ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo nuovo video, spero che vi sia piaciuto, che vi sia servito e ricordatevi di seguirci anche su tutti gli altri canali social, Instagram, Facebook, TikTok e di visitare il nostro sito www.lbrief.com in cui potete trovare tutti i coralli e i prodotti che vi servono per la riuscita del vostro progetto. Vi ringraziamo per il supporto e ci vediamo alla prossima.